allora dei miei 15 minuti. Allora dei miei 15 minuti lascerò la parola a Papa Francesco per 4 minuti. Ascoltiamolo. Qui ad Assisi, qui vicino alla Porziuncola, mi sembra di sentire la voce di San Francesco che ci ripete: Vangelo, Vangelo. Lo dice anche a me, anzi, prima a me, Papa Francesco. Sì, servitore del Vangelo, se io non riesco a essere un servitore del Vangelo, la mia vita non vale niente. Ma il Vangelo, cari amici, non riguarda solo la religione, riguarda l'uomo, tutto l'uomo, riguarda il mondo, la società, la civiltà umana. Il Vangelo è il messaggio di salvezza di Dio per l'umanità. Ma quando diciamo messaggio di salvezza, non è un modo di dire, non sono semplici parole o parole vuote come ce ne sono tante oggi. L'umanità ha veramente bisogno di essere salvata. Lo vediamo ogni giorno quando sfogliamo il giornale o sentiamo le notizie alla televisione, ma lo vediamo anche intorno a noi, nelle persone, nelle situazioni. E lo vediamo in noi stessi. Ognuno di noi ha bisogno di salvezza. Soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di salvezza. Salvezza da che cosa? Dal male. Il male opera, fa il suo lavoro, ma il male non è invincibile. E il cristiano non si rassegna di fronte al male. E voi, giovani, volete rassegnarvi di fronte al male, alle ingiustizie, alle difficoltà? Il nostro segreto, volete o non volete? Ah, va bene, questo piace. Il nostro segreto è che Dio è più grande del male. Ma questo è vero, Dio è più grande del male. Dio è amore infinito, misericordia senza limiti. E questo amore ha vinto il male alla radice nella morte e risurrezione di Cristo. Questo è il Vangelo, la buona notizia. L'amore di Dio ha vinto. Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto. Con Lui noi possiamo lottare contro il male e vincerlo ogni giorno. Ci crediamo o no? Sì! Ma questo sì deve andare nella vita, eh? Se io credo che Gesù ha vinto il male e mi salva, devo seguire Gesù, devo andare sulla strada di Gesù tutta la vita. Allora, il Vangelo, questo messaggio di salvezza, ha due destinazioni che sono legate. La prima, suscitare la fede, e questa è l'evangelizzazione. La seconda, trasformare il mondo secondo il disegno di Dio. E questa è l'animazione cristiana della società. Ma non sono due cose separate, sono un'unica missione: portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vita trasforma il mondo. E questa è la via, portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vita. Guardiamo Francesco, lui ha fatto tutte e due queste cose con la forza dell'unico Vangelo. Francesco ha fatto crescere la fede, ha rinnovato la Chiesa e nello stesso tempo ha rinnovato la società, l'ha resa più fraterna, ma sempre col Vangelo, con la testimonianza. Sapete cosa una volta ha detto Francesco
ai suoi fratelli. Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Ma come? Si può predicare il Vangelo senza le parole? Sì, con la testimonianza. Primo la testimonianza, dopo le parole, ma la testimonianza. Questa è una buona introduzione. Allora, funziona? Queste sono le parole. Queste sono le parole del Papa. Il Vangelo. Il Vangelo, messaggio di salvezza, che ha due destinazioni. Sto dicendo a memoria perché qui non posso vedere niente, però due destinazioni. La prima destinazione è suscitare la fede, e questa è l'evangelizzazione, e la seconda destinazione, trasformare il mondo secondo il disegno di Dio, e questa è l'animazione cristiana della società. E dice il Papa, sono una missione, però hanno come base, diciamo così, la testimonianza. Allora io vorrei prendere questi punti, però cambiando l'ordine, per la mia esposizione. Prima la testimonianza della propria vita, secondo l'evangelizzazione, suscitare la fede negli altri, e terzo l'animazione cristiana della società, trasformare il mondo secondo il disegno di Dio. Perché? Perché il mio intervento è Regno in Cristo in Italia, missione ed apostolato. Allora noi vedremo, per così dire, le linee programmatiche che abbiamo fatto insieme ai responsabili, alla responsabile territoriale, al responsabile territoriale, ai suoi consigli, e poi anche ascoltando alcuni sacerdoti, alcune consacrate, devo dire chiaramente, pochi laici, perché non abbiamo, però abbiamo sentito un po' le persone che lavorano in Italia e abbiamo fatto queste linee programmatiche. Allora, che li svilupperò seguendo questo schema, tenendo presente le parole del Papa, cioè la nostra missione è proprio portare il Vangelo, il messaggio di salvezza. Allora, primo, la testimonianza della propria vita, che è la base. Senza questa testimonianza, tutto, il Papa lo ha ripetuto l'altro ieri a Santa Marta, senza la testimonianza cadiamo nell'ideologia, cioè cerchiamo di difendere un'idea, un sistema di idee, però non il Vangelo. E un'altra frase del Papa: è importante che noi cristiani mostriamo di vivere in modo concreto la fede attraverso l'amore, la concordia, la gioia, la sofferenza, perché questo suscita delle domande, come all'inizio del cammino della Chiesa. Perché vivono così? Che cosa li motiva? Allora, la testimonianza fa che gli altri si domandino e incominciano ad avvicinarsi. Sono interrogativi che portano al cuore dell'evangelizzazione, che è la testimonianza della fede e della carità. Ed è proprio anche questa la spiritualità, cioè per spiritualità, come leggiamo nel nostro manuale, numero 66, per spiritualità si intende un modo di vivere la fede. Una spiritualità offre esempi concreti per crescere e maturare nella relazione con Dio. Allora, la nostra spiritualità è, per così dire, il centro anche del modo come noi viviamo il Vangelo, e diamo la testimonianza secondo questa spiritualità. Siamo membri del Regno Christi, viviamo il Vangelo, come ha detto Padre Silvestre, secondo questa spiritualità, questo modo. E poi il numero 67, che non leggo perché poi mi allungo, però comunque lì potete vedere, cioè, cosa intendiamo noi come per spiritualità del Regno in Cristo. Manuale 66-67. Poi, come linee programmatiche per noi, per poter dare questa testimonianza, per poter aiutarci a vicenda tra di noi in questa testimonianza, primo, una visione comune in relazione al dono ricevuto, alla metodologia propria e ai mezzi di perseveranza. Cioè, stiamo parlando, proprio ci hanno parlato i responsabili generali, ci hanno parlato anche i delegati territoriali che sono stati eletti per la revisione degli statuti, di questa
riflessione che tutti stiamo facendo. Sappiamo che c'è un carisma, sappiamo che esiste perché è un dono di Dio. Carisma è proprio questo, un dono di Dio per gli altri, un dono di Dio per la Chiesa. Sappiamo che esiste, però poi dobbiamo ancora riflettere e assimilarlo, cioè cercare di farlo nostro, diciamo, testimonianza della propria vita, così allora fare questo carisma una cosa vissuta e non soltanto saputa. E poi anche per quanto riguarda i mezzi di perseveranza e anche la metodologia propria dell'apostolato. Secondo, il carisma apostolico del Movimento Regno in Cristi ci chiede di evangelizzare formando evangelizzatori. È proprio questo che ci ha spiegato Padre Silvestre. Essere consapevoli di questo ed è importante, ed è una linea programmatica del territorio. Perché? Perché soltanto così possiamo veramente arrivare a tanti posti. E terzo, identificazione con la missione del movimento e diversi modi. Cioè, questo va molto, va unito al primo punto, cioè non soltanto avere una conoscenza del carisma, ma anche della missione, cioè quello che dobbiamo fare noi come membri del Regno in Cristo. Quarto punto, sentirci fratelli tra noi, amati come siamo perché siamo della stessa famiglia, rispettati nei modi diversi, in modo di intendere l'apostolato anche nelle situazioni di discordanza. Questo è importante perché? Perché come hanno detto tutti, adesso in questa riflessione, in questo dialogo, ci sono diverse idee, diversi modi di pensare e non è bello, non è giusto sentirsi giudicato, sentirsi un po', no? Interrogato, forse perché uno non la pensa come gli altri. Noi siamo tutti della stessa famiglia, forse ci sono diversi modi di fare un apostolato, non so, io che mi trovo, visito tutte le realtà dell'Italia, vedo come effettivamente esiste, non so, per esempio, sognare ad occhi aperti, cioè l'angelo per un giorno, esiste qui a Roma, esiste a Bolzano, esiste a Verona, a Padova, a Palermo, a Catania, a Firenze, è sempre la stessa attività, sempre lo stesso volontariato, però si fa in modi diversi, si cerca di incarnare nella realtà di quel posto. Allora, e qui possono essere diversi modi di vederla, però tutti siamo membri della stessa famiglia, ci ascoltiamo, ci sentiamo tutti. Allora, stimolare l'accettazione, la gioia e l'accoglienza tra di noi, e questo è importante, e proprio questo momento di workshop è un'attività che ci aiuta a fare questo. Condividere esperienze, saper ascoltare, e poi quello che sì è molto importante, e i laici devono chiedere ai sacerdoti e ai consacrati e consacrate, è direzione spirituale profonda e regolare. Nessuno di noi senza una direzione spirituale continuata, nessuno di noi può crescere nella sua maturazione cristiana. Cioè, sì, possiamo farlo con la preghiera, possiamo farlo anche con la, però abbiamo bisogno di una guida, di un aiuto, questo lo sappiamo tutti, però è il dovere nostro dei sacerdoti offrire questa, anche dei consacrati e consacrate, offrire questa direzione spirituale. La vita sacramentale, cioè sappiamo che la vite non può vivere, cioè senza la unione con Cristo, cioè allora noi siamo i tralci, lui è la vite, e se i tralci non sono uniti alla vite muoiono. Allora la vita sacramentale è proprio questa incapacità di unirci alla vite, al Signore. Accompagnamento e motivazione nel loro apostolato, tutti abbiamo delle difficoltà e abbiamo sempre bisogno di un aiuto, allora questo accompagnamento, questa motivazione. E vita d'equip con i mezzi di perseveranza propri. Allora questo è importante, che tutti i membri del movimento sappiano, se vogliono dare una testimonianza, se si vogliono arricchire personalmente, se vogliono essere forti dall'interno per poter sopportare anche le difficoltà esterne, è importante garantire a tutti questi mezzi. Secondo, l'evangelizzazione, suscitare la fede negli altri. Qui anche il Papa, nella Lumen Fidei,
Dice, la fe si trasmette, per così dire, nella forma del contatto da persona a persona, come una fiamma si accende da una, da un'altra fiamma. I cristiani nella loro povertà piantano un seme così fecondo che diventa un grande albero ed è capace di riempire il mondo di frutti. E poi il nostro manuale dei membri del Movimento Regnum Christi dice, un testo molto bello, la testimonianza di vita cristiana è un mezzo privilegiato per rendere presente Cristo nel mondo, proprio quello che ha detto il Papa. I membri del Movimento cercano di essere Vangelo vivente, un altro Cristo tra gli uomini. La loro testimonianza deve comprendere la vita personale, quella familiare, sociale e professionale. Essere cristiani 24 ore al giorno in ogni luogo. Allora, primo, come linea programmatica, cambiare la mentalità sul ruolo dei laici in tutte le località, comprendere che la missione del Regno Christi è di tutti e non soltanto dei sacerdoti consacrati e consacrate. Cioè, siamo tutti che dobbiamo dare questa testimonianza di fede vissuta e così espandere il regno di Dio. E lo dico perché sì, ci sono, come abbiamo sentito, ci sono, grazie a Dio, i laici che sono molto attivi, no? però io che giro un po', vedo che ci sono zone dove forse loro si prendono più carico della responsabilità degli apostolati, della direzione anche della sezione, e sono altri posti dove sono abituati a che il prete un po' fa tutto e sono loro soltanto a seguire quello che lui dice o semplicemente ad ascoltare. Sì, sono ben formati, hanno vivono bene la loro fede familiare, però poi non sono capaci di uscire e anche di fare loro la missione di evangelizzazione. Allora bisogna piano piano tra di noi cambiare la mentalità e anche cambiare la mentalità nostra. Come ha detto padre Silvester, noi sacerdoti dobbiamo sapere, non è compito nostro di arrivare fino a dove i laici lo possono fare, sono loro e noi dobbiamo seguirli, accompagnarli, noi dobbiamo dare il supporto sacramentale, spirituale, però poi già la gestione sono loro. Adesso abbiamo avuto una bellissima esperienza, lo racconto qui perché a Padova, no? A Padova ci sono alcuni membri del Regno Christi, c'è Riccardo, c'è anche Donatella, ci sono anche alcuni giovani. A Padova lì i padri mi hanno detto, padre, noi non ce la facciamo a gestire gli apostolati, vogliamo dedicarci proprio alla predicazione, vogliamo dedicarci all'accompagnamento spirituale dei giovani, vogliamo dedicarci alla direzione spirituale, perché non sono i laici che portano avanti la sezione e poi anche gli apostolati. Abbiamo fatto una riunione con loro e si è deciso di creare un comitato direttivo. Sono loro adesso, cioè i responsabili di equip, che si prendono carico della gestione degli apostolati e questo ha aiutato molto, perché anche i padri mi hanno detto, padre, io mi sento molto più dedito a quello che devo fare, cioè a fare l'accompagnamento spirituale. Allora, però questa mentalità dobbiamo, e lì anche gli stessi laici mi dicevano, padre, noi non siamo abituati a questo, cioè noi non siamo abituati, qui nella nostra città sono i sacerdoti che fanno queste cose, noi non siamo abituati a prendere queste responsabilità apostoliche. Cari miei, dobbiamo muoverci, perché risvegliare l'iniziativa e la disponibilità dei laici, orientarla e fecondarla, comunicare a sacerdoti consacrati il ruolo e la rilevanza della funzione dei laici nel movimento. Questa è una linea molto importante che noi in Italia, una linea programmatica importantissima, dobbiamo incominciare veramente a tutti avere questa consapevolezza. Il movimento siamo tutti, non soltanto consacrati, consacrate e sacerdoti. Però, logicamente, per poter coinvolgere tutti nell'apostolato è importante formare i membri del Regno Christi affinché possano occupare quei posti di autorità che corrispondono loro secondo gli statuti e favorire la loro partecipazione nelle riunioni di programmazione e revisione. Già piano piano stiamo inserendo, però
stiamo lavorando in questo programma di formazione a livello di tutta Italia. Abbiamo già questi quattro libri, no, che Padre Armengol con l'aiuto del Padre Cervitella hanno fatto, no, per la formazione dei nostri membri, però è una piccola cosa, no, dobbiamo ancora continuare. E poi so che in ogni località si stanno organizzando per avere dei circoli di studi, per avere anche delle biblioteche proprie per i membri, cioè tutte, c'è questo Ateneo anche dove alcuni hanno studiato, però dobbiamo ancora avere dare questa possibilità ai laici di una buona formazione, anche formazione specifica, cioè su come portare avanti l'apostolato. So che quelli di NET hanno avuto una riunione per offrire mezzi alle catechiste, ai catechisti che stanno lavorando con NET. So che anche quelli che lavorano con adolescenti hanno avuto questo corso sull'affettività degli adolescenti, la sensibilità, e poi anche il percorso pedagogico con gli adolescenti. Allora si sta muovendo e facendo queste, però ancora c'è tanto da fare. Poi un'altra linea programmatica, formare qui effettive per località, come ho detto, a Padova, grazie a Dio, già l'abbiamo fatto, che includano laici, sacerdoti e consacrati e consacrate. Allora questo è anche importante, in ogni località che si cominciano a creare questi equip, come hanno detto anche loro, cioè anche padre Silvestre, Gloria, Alberto. Sviluppare attività che favoriscano la conoscenza reciproca. E questo anche è importante, perché alle volte non conosciamo noi nemmeno quelli sono i membri del Regno Cristi di Roma, per esempio, no? Cioè alle volte i giovani hanno il suo programma, le sue attività, però non sanno chi sono i membri adulti del Regno Cristi, e così anche, o anche può succedere in altre città grandi, no? Come Roma, Milano. Palermo no, perché lì ogni tanto fanno questi family weekend, queste cose dove si radunano tutti e lì si conoscono. Però io penso che è importantissimo per tutti conoscere almeno quali sono i membri del Regno Cristi della propria città, e poi fare delle attività in cui si coinvolgono tutti, no? Allora questo è importante. So che esistono già, ho visto qui a Roma già queste iniziative, hanno fatto un incontro lì alla Giustiniana con tutti i membri del Regno Cristi, poi anche al Highlands, anche qui all'Ateneo ogni tanto, sì. Però bisogna sviluppare più questa conoscenza reciproca e fiducia anche, cioè alle volte vedo che io dico, perché non parla con questo membro del Regno Cristi che ha esperienza? Ma lui è di un'altra realtà, lui è... No, ma almeno l'ascolti, almeno cerchi di conoscerlo. Non so, lei sta facendo questo apostolato, non so, porta avanti questo circolo Giovanni Paolo II culturale. Cerchi di conoscere quella persona che porta quel gruppo lì e sapere che fa, almeno per conoscenza. Perché alle volte ci sono queste diffidenze per la mentalità, per il modo di fare le cose. Però tra di noi, che siamo una famiglia, dobbiamo conoscerci e poi aiutarci. E poi logicamente se non c'è la possibilità reale e effettiva, allora è diverso, no? Però che almeno ci sia la disponibilità. Offrire un piano di formazione per i nostri membri in ogni qualità, già l'abbiamo detto questo. Impegno nel comunicare la fede, poi logicamente non basta soltanto la formazione, ma c'è anche impegno, come ha detto il Papa, suscitare la fede negli altri, cioè la evangelizzazione è proprio questo, cercare di suscitare. Non è proselitismo, che anche lui l'ha spiegato chiaramente, il proselitismo è cercare di imporre la mia idea, no, è semplicemente con la mia testimonianza avvicinare gli altri al credere. Prima in famiglia, abbiamo già i mezzi, no? La preghiera del Rosario, la promozione del NET, la Madonna Pellegrina, il Family Day, il Family Weekend, crescere in famiglia, cioè abbiamo già i mezzi per comunicare la fede in famiglia. Tra gli amici, non so se possiamo organizzare un pellegrinaggio, so che ci sono alcuni membri del Regno Cristi che fanno come apostolato proprio questo, l'organizzazione del pellegrinaggio, gruppi di discussione, promozione dell'adorazione eucaristica, gruppi di preghiera, cioè ci sono questi mezzi che già abbiamo, già ci sono membri del Regno Cristi che proprio fanno questi apostolati e noi possiamo coinvolgere anche i nostri amici. E poi anche nell'ambito del lavoro dove ci troviamo. Terzo, l'animazione cristiana della società, trasformare il mondo secondo il disegno di Dio.
C'è bisogno dell'ossigeno del Vangelo, del soffio dello Spirito di Cristo che riaccenda il mondo. Sono parole di un Regina Cieli di Papa Francesco. Il Regno in Cristo, qui in Chungo, è un movimento di apostolato. Questo, il suo servizio alla Chiesa non si limita alla testimonianza personale dei suoi membri sparsi per il mondo, ma si traduce nell'impegno, come figli della Chiesa, di essere fermento e anima della società, trasformando le realtà temporali secondo lo spirito del Vangelo attraverso l'apostolato. Da qui viene la necessità che ciascun membro trovi il proprio spazio nell'azione apostolica del movimento, che doni se stesso mettendo al servizio della Chiesa i propri talenti, il proprio tempo e la propria persona, e modelli il proprio cuore a imitazione di quello di Cristo perché sia il motore della sua attività apostolica. Questo anche del manuale dei membri del Movimento Regno in Cristi. E sul manuale anche, cioè, alle volte mi trovo io con delle persone che nemmeno sanno che esiste questo manuale. Ma guarda, ma esiste questo manuale? Sì, stiamo in revisione, però questo manuale ti può aiutare per capire un po' quello che è il Regno in Cristi e poi anche per la tua spiritualità personale e poi anche per la tua riflessione, no? Allora, anche qui faccio un po' di pubblicità perché ho visto quando mi sposto nelle diverse località che non tutti conoscono che esiste questo manuale del membro, cioè che ogni membro ha il suo manuale. Conoscere bene la realtà in cui, allora, come linea programmatica in questo punto, prima di tutto conoscere bene la realtà in cui ci troviamo, comprendere bene il mondo in cui viviamo, inserirci nella diocesi, avere una buona conoscenza della zona geografica in cui lavoriamo. Questo lo dico perché alle volte noi soprattutto, essendo stranieri, soprattutto lo dico per i sacerdoti, anche per i consacrati e consacrate, arriviamo pensando che una cosa che funziona in un altro posto, in un altro paese, in un'altra località, anche deve funzionare per forza qui. E non è così, cioè non è detto questo. Allora bisogna conoscere quali sono le circostanze, la mentalità, la cultura e poi anche i bisogni, no, di quelle persone, prima di fare una proposta apostolica. Secondo, dedizione di tempo e impegno dei membri, secondo le seguenti priorità. Allora, abbiamo fatto un'analisi, come ho detto, con alcuni padri, alcuni consacrati, alcuni laici, sulle necessità che vediamo urgenti in Italia. Prima di tutto promozione della famiglia, cioè cercare tutti insieme di promuovere i valori familiari. Se vogliamo cambiare la società, se vogliamo animare la società cristianamente, come dice Papa Francesco, o creare il mondo secondo il disegno di Dio, dobbiamo cominciare dalla famiglia. È lì, cioè il disegno di Dio per la famiglia e i valori familiari. Allora noi come membri di Cristo ci impegniamo proprio in questa direzione. Per quello, cioè, alcune iniziative, non sono tutte, però sono alcune iniziative che già si stanno svolgendo in diverse scuola per i genitori, rinnovamento matrimoniale e apostolati, sostenere gli apostolati in famiglia, cioè tutti quegli apostolati che si fanno in famiglia, cercare di aiutarli, promuoverli e sostenerli. Un'altra priorità, attenzione agli adolescenti e ai giovani. Perché? Perché abbiamo visto che in Italia dopo la cresima praticamente c'è un vuoto, cioè c'è un grande impegno perché il bambino faccia la cresima, però poi dopo la cresima c'è il vuoto lì e questi spariscono, non si sa dove vanno a finire, sembra che non esistono cristiani di quell'età, e poi si ritrovano di nuovo prima del matrimonio, no? Che vengono un po' a chiedere il corso matrimoniale, a chiedere anche... Allora, c'è quel vuoto, questo sì l'ho visto in tutta Italia, dopo la cresima spariscono i ragazzi, spariscono i giovani, allora bisogna poi fare... Ed è lì dove noi possiamo aiutare, no? Noi possiamo aiutare la società italiana proprio lì. Formazione cristiana profonda, noi abbiamo le scuole, le università, allora possiamo dare formazione cristiana profonda e integrale, come ha detto Riccardo. Secondo, corsi di formazione anche per i ragazzi, per gli adolescenti, programmi speciali per collaboratori e volontari, già questo, cioè come voi sapete qui abbiamo ancora
piccoli, abbiamo dato piccoli passi, però oggi ci sono collaboratori, sono stati a Palermo e Catania, anche Maddaloni, logicamente sempre di Maddaloni, sempre escono dei collaboratori, ma uscivano adesso, non so perché, però comunque, e poi anche a Padova c'è stata questa esperienza anche dove si è creata una piccola comunità di collaboratori. Adesso ormai è rimasto uno, però speriamo che l'anno scorso erano due o tre alle volte, no? E anche qui, come voi sapete, c'è la Casa dei Consacrati, dove ogni tanto anche abitano lì dei collaboratori, cioè sono ragazzi che vogliono dare uno o due anni al Regno di Cristo. E poi anche ci sono le ragazze, logicamente, abbiamo qui anche alcune che sono collaboratrici, allora questa è una cosa anche molto bella. E volontari, allora promuovere questi programmi per loro. Volontari, come voi sapete, fino adesso c'è soltanto Magdala, ieri padre Giovanni Solano ha parlato del volontariato a Magdala, e lì non è soltanto per giovani, lì è per tutti, cioè è un volontariato anche per adulti. E poi quarto, organizzare un evento nazionale di giovani, questo è un'idea che è venuta anche dagli stessi giovani, volevano fare qualcosa durante l'estate per giovani del Regno Cristo, per i nostri giovani. Missioni in Italia e all'estero è un'altra maniera anche di benché queste missioni sono soprattutto di evangelizzazione, allora dovrebbero entrare nel secondo punto, però come cambiano qualcosa nella società, cioè, noi lo abbiamo visto, no? quando si fanno queste missioni cambia qualcosa, almeno in Messico per esempio, che ho l'esperienza che mi hanno raccontato, quando gli italiani fanno queste missioni in Messico vedono che le persone, non so, ci sono persone che forse non erano sposati e dopo le missioni si sposano, o c'erano persone che dedicate al vizio, no? Cioè, si ubriacavano troppo, allora dopo le missioni almeno già non si ubriacano tutti i giorni, cioè, però si vedono questi frutti anche nel cambiamento della società. E ho saputo anche qui le missioni che si fanno qui in Italia, sia vicino a Firenze sia vicino ad Orvieto, anche lì mi hanno detto come si vede che cambia anche i modi di vedere le persone. Allora questa è una maniera in cui noi possiamo aiutare. Come voi sapete, ci sono missioni di evangelizzazione e poi anche missioni di promozione umana o missioni mediche, come si dicono, cioè progetti di salute. E queste missioni li portano avanti Gioventù Missionaria e Famiglia Missionaria. Poi anche c'è un gruppo adesso che incomincia piano piano a crescere di medici e paramedici che anche portano avanti queste missioni. Poi la promozione umana, e lì abbiamo diversi apostolati, Angelo per un giorno, centri di ascolto, eccetera. E terzo, garantire un buon accompagnamento per coloro che iniziano l'apostolato. Non basta soltanto fare questi apostolati, è importante anche garantire l'accompagnamento di coloro che seguono l'apostolato, perché abbiamo visto che in tanti posti si incomincia, però poi per non saper come fare o per non saper come affrontare le difficoltà, per non avere esperienze, poi questi apostolati vengono meno. Per questo motivo è importante garantire questo accompagnamento. E un quarto punto, comunicazione effettiva tra i membri del territorio. Questo lo dico perché è importante che arrivino le comunicazioni. Alle volte io mi rendo conto che forse tra di noi, tra il responsabile territoriale, tra di noi c'è un dialogo, anche tra i consigli nostri, però poi non arrivano queste decisioni a tutti. Questo lo vedo perché viaggiando mi rendo conto di questa cosa. Per esempio su questo workshop, che è una cosa molto semplice, in alcune località la settimana scorsa alcuni mi hanno detto: ma padre, noi non sapevamo niente. Ma come mai non sapevate niente? Se questo da marzo lo avevamo programmato. Mi dispiace, però a noi non ci è arrivato nessuna comunicazione. Allora, a me queste cose dispiacciono moltissimo, perché poi io mi sento molto male, mi sento anche un po' responsabile di questo, no? Allora, è lì che dobbiamo noi cercare di sviluppare maniere di comunicare, di far che arrivi a tutti, no? Il messaggio, no? Qui devo dire,
non è che mi congratulo con Chiara che è la responsabile della comunicazione, non è che lei sia responsabile di che la comunicazione non arrivi, lei fa di tutto, anche per Saverio, anche per Valentina, fanno di tutto per portare. Però non so, forse arriva una persona, forse arriva lì alla persona e questa persona non dà importanza, non dice le cose e rimane lì, no? Però in questo senso sì, forse tra tutti potete mandare a Chiara, no, i vostri suggerimenti, come possiamo fare perché il messaggio nostro arrivi veramente a tutte le località e a tutti i membri. Poi forse arriva, e alle volte non si rendono conto che è arrivato, perché mi è capitato anche questo, no? Che ho detto, ma guardi, veda il suo inbox, sicuramente avrà. Ah sì, però è che da 10 giorni non lo. Ah, allora il problema non è nostro. Conoscere il programma e il calendario annuale del territorio, avere riunioni periodiche a livello di territorio, di località e di opere o sezioni e cercare di rispettare quanto accordato, la legge verbale dell'Unione per attuare gli accordi presi e maggiore efficienza operativa nel percorso di autonomia del territorio. Come voi sapete, noi eravamo fino all'anno scorso uniti ai grandi centri di Roma, cioè l'Ateneo, l'Università, il centro di studi, anche il Mater Ecclesiae, anche il seminario Giovanni Paolo II, tutti questi centri appartenevano al territorio. Da adesso, da alcuni mesi, già si è fatta l'autonomia, diciamo così, del territorio, nel senso che queste opere non dipendono dal direttore territoriale d'Italia, hanno la dipendenza diretta dal direttore generale. Allora, per me, come direttore territoriale, è meglio, perché posso seguire più da vicino lo sviluppo dell'apostolato, anche la crescita delle sezioni in tutta Italia, e non essere concentrato qui a Roma con i problemi di queste grandi opere. Bene, questa è la mia esposizione, scusate se sono stato molto sintetico.